Seguiamo l'iscrizione a CS First, Computer Science First, cioè informatica. Cosa bisogna fare? Allora, leggere i punti. Visitare il sito GC o CS First, che è un'abbreviazione del sito di Google. CS First with Google.com. A questo punto cosa bisogna fare? Bisogna accedere a una specie di classroom di informatica. Si clicca su accedi. Ecco, si clicca sono uno studente. Serve un codice corso. Il codice corso si trova qui. Copia, incolla, non siamo già registrati, d'accordo? Dobbiamo fare una nuova iscrizione, quindi si utilizza il codice corso. Avanti. È questo il corso? Sì, il codice è questo, la classe, l'insegnante. Sì, iscrivimi. Ti serve un nuovo utente password? Certo che mi serve. Lui crea questi due codici. Il nome utente e la password, che io adesso scrivo da qualche parte. Dove devo scriverli? Devo inviarli tramite il form di Google che ho messo dentro qui, Google Form. Come faccio a compilare? Dico di che classe sono, incollo il codice, non è questo, incollo il codice. E incollo la password. Ok. 1, 2, classe, controllo, invia. Ok. Inviato. Ho annotato bene le due cose. Accedo. Una volta dentro, la classe ha già una attività in corso, animare il nome. Bisogna aprire l'attività, un'attività, tempo 1 o 2 ore, ma anche mezz'ora direi. In cosa consiste? Qui c'è la panoramica. Inizia. In materiali cosa c'è? In materiali ci sono altre informazioni che adesso non ci interessano. Torniamo nelle attività e facciamo inizia. Bisogna guardare il video che ci dice qualcosa. Bisogna aprire il progetto, che è questo qui sotto. Poi si torna su questa pagina e si guardano gli altri video, che sono questi. L'esercitazione è anima il nome, che è, diciamo, il progetto base di Scratch. Si aprirà una pagina di un progetto Scratch registrato col nome utente che vi è stato dato, CS più quel numero lì. Ok, prendiamo una lettera, la mettiamo qui e poi torniamo sulla scheda. Si segue quello che dice il nostro assistente Android, femmina, com'è che si chiama? Ha un nome. Un animale, uno. Al progetto un titolo che ricorda il nome che stai per animare. Torna in questa scheda e seleziona un video. Guarda il video e completa i passaggi del progetto. Quindi, guarda altri video per completare l'animazione. È ora di essere creativi!
Iniziamo a programmare il codice. Quindi si apre il progetto, si assegna un titolo, si torna qui, si guarda un altro video, disegna una lettera, rimbalza, si fanno quelle attività che si vuole tra queste. Facciamo qualcosa, via. Rotazione. Più bassi colore. Per cambiare. Questa è quella che ho fatto io. L'entità della rotazione. Rimbalza. Nuovo sfondo. Dello sprite danza. Con un click. Va bene, al termine, quando abbiamo deciso che il nostro progetto è bello completo, andiamo su avanti e ci dirà qualcos'altro. Ottimo. Adesso clicca sul pulsante accedi. Accedi inserendo username e password, quella che ci siamo annotati. E poi clicca su condividi. Quindi torniamo. 89 candlelight. Remix, condividi, ottimo, finito, titolo, asta salvato, verde, stop. Fatto questo, torniamo al corso e vediamo se mi ha segnato quello che ho fatto. Ok, anima il nome, riepilogo, salve, condividi progetto. Vediamo cosa vede l'insegnante. Ed ecco qua il progetto svolto. Io sono dentro come professore. Il mio progetto DCS44, quello che è proprio lui. Ottimo. Istruzioni, va bene. Bisognerebbe mettere in italiano, ma non importa. Basta, poi ci saranno altre attività disponibili, avventure in alto mare. E queste altre, però non ce ne sono infinite, è un corso a termine.